Benvenuto, caro... caro... Carpato Paolo. Già. Naturalmente. Paolo Barbato. Venga, venga. Desidero dare io stesso a lei, che viene a far parte della nostra famiglia, il più cordiale benvenuto. In segreteria le verranno date istruzioni particolareggiate. Ho già disposto che da domani le venga assegnata una squadra. So delle sue qualità, già sperimentate in altri colleghi, ma voglio ricordarle che guidare i giovani, accompagnarli nella loro giornata, non è un compito facile, vero Macri? Parole sante. Comunque, a dissipare ogni dubbio, ogni incertezza, c'è una risposta. E sa dov'è? Dov'è? Eccolo. In queste pagine che oso definire precise ed esaurienti. Il regolamento. Interamente scritto dal signor Rettore. È permesso? Che c'è? Va bene così, signor Rettore? Sì, abbastanza risorgimentale, eh? Proprio dell'epoca. Bravo, vai! È per lo spettacolo che facciamo ogni anno per la premiazione. Io voglio impiegare tutto il personale. Forse ci sarà anche lei. Ma di questo parleremo più tardi. Venga, le sarà d'aiuto. Vede, più che la lettera, conta lo spirito di queste pagine che esaltano quello che io chiamo il segreto dell'istitutore. Qual è questo segreto? Qual è il primo segno della morale? Qual è? E via, non lo conosce. Io lo offenderei se dovessi lontanamente sospettare che lei non lo conosce. Sì, lo conosco. Allora, lo dica allora, qual è? Qual è il segreto? Les? Non lo sa allora. No, un minuto, lo so. Les? Lese? 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 L'esercizio, l'esercito, l'esecuzione, le serve, l'esaurimento. Ma non lo sa allora. No, non lo so, lo sapevo. Ah! L'esempio, ragazzi. Perché noi diventeremo amici, anche se dovrò essere severo. Ma dovrò essere anche giusto. Il più giusto di tutto il collegio. No, il più giusto è il signor Rettore. Ma dopo il signor Rettore cercherò con tutte le mie forze di essere io il più giusto. Passiamo all'appello, così ci conosceremo meglio. Silenzio! Anselmi Antonio, presente! Bartoli Alberto, presente! Baldonato Mario, presente! Bonacura, presente! Cantù, presente! Carroni, presente! Catone, presente! Chiari, presente! Cipollone, presente! Corrado, presente! Coscetta, Di Griso Mario, presente! Di Griso Romano, presente! Gatta, Gilberto, presente! Greco, Lazzarini, presente! Nicoloso, Palli, presente! Pelliccioni, presente! Saccavini, Viglino. Presente! Ragazzi, non facciamo gli spiritosi, eh? Avete capito? Non fate gli spiritosi, scendete dai libri. E adesso ho detto scendi. Non posso. Hai capito, scendi? Ma non posso, signor istitutore. Vieni fuori. Viste di Roma, viste di Roma, le migliori viste di Roma che solo noi nativi di questa città possiamo spiegare con sole 15 lire. Guardino, signore, ma guardino il signore e seguono il suo esempio. Vengono a vedere le vedute di questa città che istruiscono la vista e l'intelletto. Guardino, signori, ma guardino questo signore come che si diverte. Lui sì che l'ha indovinata. Lui sì che ci ha l'occhio clinico. Il signore. E anche questo signore qui però non scherza. Approfittino, approfittino, eh? Davanti a lei, nella precisa direzione del nostro sguardo, l'incomparabile panorama di Roma. Eh?
piale verso sinistra, sarà colpito da... Ehi, bambini, lo sapete che non si tirano oggetti di nessun genere addosso alle persone? Ma quella è una palla di gomma, mica fa male. Lo so, non fa male. Si comincia col tirare una palla di gomma. Una palla di gomma oggi, una palla di pietra ieri, una palla di ferro domani. Poi si passa ai proiettili di piccolo calibro, alle granate e anche alle bombe atomiche. Ecco, io potrei dire che voi intenzionalmente non avete una bomba atomica. Ci ridia la palla, non lo faremo più. La palla? Sì. Io domando alla mia coscienza se faccio bene a lasciarvi in mano quest'arma. Faccio bene? Ma certo che fa bene. Non si preoccupi. Le madri sono bravissime per allattare, ma spesso deboli per educare. Le madri allattano, ma non educano. Qualche volta allattano e educano, ma spesso allattano solamente. Ci vuole pugno di ferro in guanto di velluto, io posso dirlo. Sono istitutore. Sì, va bene, ma li lasciate almeno adesso che sono così bambini. Non si è mica offeso, vero, per quello che le ho detto prima? No. Va bene, mi fa piacere. Scusi, le dispiacerebbe di accompagnarmi per un pezzettino di strada? Ma con piacere. Grazie, molto gentile. Che bella giornata. La più bella giornata dell'anno. E anche dell'anno 21. Già. Sì. Le dispiacerebbe di accompagnarmi ancora un pochino? No. Addio. Signorina. Thank you.
delitto di Sarajevo, 100 lire. Guardi quanto è bello il delitto di Sarajevo, signora. Il carnevale può aspettare, 100 lire. Inganno per 4 per sole 100 lire, signora. Lei, signore, sfida la morte per 100 lire. Bei libri, i meglio libri della piazza, signori, si affrettino. Si affrettino, signori, che cambio zona. Ci sto ancora per pochi minuti. Ah, signore, lasci il libro, sono pronto, questi. Sono i preti della Mazzocca, 100 lire, questi. 100 lire il libro, cambio zona. È meglio che cambio zona per davvero, va. È un vestito da sposa? No, è un abito da sera. È il più bel vestito dell'anno. Grazie, signore. Allora gliene mando 20, signora Tremonti. No, 20 sono troppe. Me ne mandi 10, eh? Va bene, signora. Buonasera, signora. Arrivederci, sono Andrea. Bella, eh? Sono le più belle uova dell'anno. Dell'anno? Ma queste sono di giornata, è da bere. Oh, io dicevo. Bel tipo. Buonasera, signora. Vede, signore, io vendo tutta roba antica e autentica e lo faccio per passione, sa. Osserva un momento questo vaso, guardi. Prego, è un vaso antichissimo. Sapesse a chi è appartenuto questo vaso. Signore, tocca a lei. E il vaso? Quasi, dove? Non lo compro perché... Perché? Tocca a me. Ma come tocca a lei? Mi dia l'altra, eh? L'altra per piacere, è un pochino stretta, ma... è un po' difficile tirarla fuori, sì, ma però lei non si preoccupi, sapesse poi quanto è utile, perché vede il segreto del lustrascarpe è che il piede del cliente deve essere ben fermo, e allora sì. Io ho inventato questo strumento sì. Di precisione e il piede rimane immobilizzato. Lasci andare. Un minuto solo, signore, ho subito finito. Signore, io non posso lasciarla andare con una scarpa lucida e una sporca. No, non mi importa niente. Guardi, abbia pazienza, signore. Vabbè, senta, guardi, torno domani. Non chi ha tempo, non aspetti tempo. Torno domani. No, signore, torno, guardi, è un momento... Me la levi questa cosa? Sì, sì. Ma se non me la leva, come torno domani? Ecco, stia calmo, signore, mi aiuti anche lei. Ecco, mi aiuti. Ecco. Ehi, signore! Signore, un momento, signore, la mia invenzione! Fiori, signore? Sì, mi dia una rosa. Sì, ehi, subito. Signore, signore! Signore, dico, la mia invenzione! Oh, scusi, scusi, sa, scusi tanto, ritorno domani. Guarda che vinto. Fatela, carità, fatela, carità. E com'è andata oggi? Eh? Ringraziamo il cielo. Arrivederci. Grazie. Fate la carità. Fate.
Fate la carità. Fate la carità. E fatela sta carità. Grazie. Che Dio ve ne renda merito. Signorina, io... Mesdames et messieurs, per la grande quadriglia dell'amour, che faremo questa sera? Saranno distribuiti i cotillons e le anime gemelle si riconosceranno ai loro simboli. Il cuore si unirà alla freccia che lo ha trafitto, la edera all'olmo, lo scettro alla corona, la volpe all'uva. E speriamo che questa volta non sia acerba. No. Madame, s'il vous plaît, commenci la distribuzione dei cotillons. Com'è tutto questo insopportabile, dover fingere, fingere sempre, mentre il mio cuore è così pieno di oscuri presentimenti. Andiamo via. Dove? Non so. Cara Lisa, te che sei la regina qua dentro, consegno questo scettro di comando. E a lei questo. Grazie. Andiamo. Ti auguro una corona degna di te. Devo parlare assolutamente, ma ora le danze ci divideranno. Cielo, non vorrei che lei credesse che... No. Oh, senta, cerchi di procurarsi la corona e così potremo parlarci, eh? Chi di queste belle signore è l'edera che deve attaccarsi al mio collo? Ose madame, come? Edera! Attenzione! Ah, bambino, mia uva! Speriamo che non sia Madame, je vous en prie, dansez avec moi. Signora. Facciamo gambe. Quella è finta. Ma anche la corona è finta. Sì, ma la corona è mia. Cosa vuole per la corona? Niente, me la tengo.
Guardi. Vuole l'orologio? Però non mi piace. Vuole l'elmo? Galea. Si chiama Galea, può scommettere? Sì. Come ti sta bene quest'elmo? Sì, è bello, ma è troppo pesante. Gianni, è autentico? Sì, è dell'epoca. Ah, è proprio bellissimo. Ma adesso parliamo di noi. Allora, mesdames et messieurs, siamo pronti? I cotillon sono stati distribuiti. Siamo qui ai suoi piedi. Ci conceda un ballo. Duca, mi scusi, ma ho già un impegno. E poi lo sapete, io devo ballare con chi ha la corona. Tutto fatto. E la corona? Su. En place! Su. Come sto? Una meraviglia. Ai vostri posti! Ecco, tenga anche questa. Mi dispiace, Duca, ma ho un impegno. Un impegno al quale non posso mancare. Le sembrerà strano il mio modo di agire, vero? Ma con lei voglio essere sincera. Le circostanze del nostro incontro le avranno fatto credere che... No. Ma come ha potuto pensare che io sia... Oh, io non l'ho mai pensato. Io sono stato sempre convinto del contrario. Allora le svelerò il mio segreto, ma sono sicura che lei non mi tradirà mai. Mai. Ora dobbiamo separarci. Sono le 7. Sempre prima di tutti. Ti chiamo? Senti! Avanti! Barbato, ma cosa ha fatto questa mattina? Ma cosa c'è? Lo idermo? E dormi ancora? E sta dormendo. Scusi. Mi scusi. E allora? Ragazzi, alla doccia. Signor Magri, scusi la domanda. Lei crede ai sogni? Ai sogni? Sì. Ti ho truccato. Tu credi nei sogni? Io leggo. E lui dorme ancora. C'era sul giornale che uno ha sognato il 12, 14 e 24 e poi sono usciti. Io per esempio non sogno mai. Io sì, 3-4 volte all'anno. No, io ai sogni non credo affatto. Eppure qualche cosa di vero c'è sempre. Noi possiamo andare. Sì, andate, vi raggiungo subito. Ci vediamo dopo, eh. Sì. Io so di uno che si è sognato suo fratello che stava in Africa. Velti! Barbato, appena sono pronti, ci raggiunga il refettorio. Signora Grecia. Che c'è? Sì. Ho bisogno di chiederle una cortesia. Dica. Oggi devo uscire. Ma lei è di servizio. Appunto. Dovrebbe sostituirmi. Io? Ma non ci penso nemmeno. Si tratta di donne? Sì, una. Niente da fare. Signor Magri. Signor Magri!
Signor Magri. Ma cosa vuole? Signor Magri, io mi sono rivolto a lei perché è l'istitutore anziano. Se uno non si rivolge all'istitutore anziano... Quando è così. Dunque, lei vorrebbe essere sostituito questa sera? Ad un collega posso dire di no. Però lei mi sostituirà due volte. Tre, cinque, sei. Meglio sei. Prego, prego, s'accomodi, s'accomodi. Scusi, signore. Prego, s'accomodi. S'accomodi nel salottino. La Lisa non si farà aspettare. Lisa? Prego, s'accomodi. Oh, scusi. Non è che un Pierrot non ha importanza. Lisa! Oh, ehi, ragazze, silenzio, c'è gente! È come se fossero figlie mie. Sa, sono tutte tanto brave, specie la Lisa, s'accomodi. Oh, guardi che un regalo lo deve fare pure a me. Un regalo? Eh sì, lo chiami come vuole. La camera si paga a parte, non lo sa. Vada, vada, è la Lisa. No, non è possibile. Come sarebbe a dire? Non è possibile, c'è uno sbaglio. Ma che sbaglio? Sì, c'è uno sbaglio. Sì, signore, che cazzo! Mi perdoni, ma la signora ha urgenza di vederla. Quale signora? La signora che ella ha lasciato poco fa. Mi ha mandato a prenderla. È sicuro? Sì. Va bene. La precedo. Prego. Signore. Sì.
Scusi, è proprio sicuro che devo andare? Sì, signore. Ordine della signora. Può essere. Appunto, dico così. Sì, allora non è vero. Ma che... No, dico, cioè, allora è vero. Dico, lei è quella di stanotte, che bellezza! Stanno tutti con l'orecchio teso aspettando la prima occasione e le si mette a fare questo chiasso. Beh, che ieri sera, ma che mi ha combinato lei? Io... Vabbè, io stavo uscendo, ma... Ecco, io vorrei... Ma che cosa vuole? Parlarle. Ah, vabbè, allora esco. Senti, piccolo, ci vediamo un'altra volta, eh? No, adesso. E allora parla, ma parla in fretta perché c'ho premura, devo uscire. Andiamo. Oh, dunque, il foulard. Ma dove ho messo il mio foulard azzurro, ma... L'avevo messo qui. Oh, ma ti dico io, sai. Eccolo. Oh. Io le devo una spiegazione. Il bracciale? Oh, porca loca, l'avevo messo qua. Ecco. Io me ne faccio di quello che mi serve adesso, no? Notte quando si ballava insieme, lei voleva dirmi un segreto e io sono venuto qui per... Che mi stai dicendo? Io stanotte l'ho vista in sogno. Ah, un sogno. E che sogno? Una festa. Oh, festa. Allora è un sogno che porta bene. Quanto sta a festa all'otto? 47. Ma va là, 47 morto che parla. Perché c'era anche un morto? No. Un antico romano. Ah, e quanto fa? 52. E c'è il bacio? No. E c'era l'amore? E quanto fa? 897. Ma va, scemo.
Il lotto va soltanto fino a 90, no? È una lotta. Oh, però tu ci sai fare con le donne, eh? Dammi un cerino, eh? Sì. E dillo che non fumi. Non fumo. Allora, col coltello il cerino me lo vai a prendere, eh? Prendi quella porta, giri a destra. E beh, e vai? Sì. Giri a destra, in fondo al corridoio trovi la cucina. Nel corridoio? Sì, apri quella vetrata. Il fiammifero. Che ti è successo? Ma allora è vero. Ma allora io ieri sera chi ho seguito? Ma come chi hai seguito? No, non è possibile. Non è possibile. Se no, perché ieri mi ha detto è la più bella giornata dell'anno? Perché, perché? Oh, bella! In quel momento ho detto quello che mi era passato per la testa, no? Non ti eri accorto che c'era la polizia? No. È il segreto? Ma che segreto? No. Non lo voglio conoscere. Comunque, lei cammina. A chi lo dici? Cammina a passetti piccoli, svelti, leggeri. Piccoli. Se camminasse sulla sabbia non lascerebbe traccia. Davvero? Ci vogliamo provare? Lei mi prende in giro? No. Andiamo, va. Le chiavi. Oh, ma tu sei proprio Sant'Antonio. Mi ci vorrebbe un tipo come te per me che sono così distratta. E vieni, che fai? Senti, carino, me lo fai un regalo? Hm? Ho perso tutto questo tempo tra ieri e oggi. Che me ne faccio? Io ci vedo. Anch'io ci vedo. Le faccio una confidenza. Io porto gli occhiali perché sono istitutore in un collegio. Sa, per il nostro mestiere è un po' di importanza. Sì, ma non è questo. Quanto hai in tasca? Oh no. Senti, lascia perdere, va? Un'altra volta. Ciao. Signor, signor, fate la carità. Grazie. Salute e felicità. Ora il mio segnale, uno, due, il nunzio. Il trionfo di Cesare. Bravo. Tre. Oh! Oh! Manca lo schiavo egizio. Non ho capito un anche. Manca lo schiavo egizio. Lo sapevo, manca lo schiavo egizio. Lo sapevo, dov'è lo schiavo egizio? Eccolo. È barbato. Ma cosa fate cominciare a questo modo? Lo schiavo egizio, signor rettore. Ho creduto opportuno di affidare al signor Barbato questo ruolo per dare la sensazione del gigante soggiogato da Cesare. Ah, giusto, giusto, bravo, bravo. Si vada a preparare, Barbato, si vada a preparare. Scusi, io mi devo... Signor rettore, i biglietti di Mito. Ah, i biglietti di Mito. Sì, abbastanza sobri, eh.
po' piccolo il rettore. Scusi, signor rettore, ecco a lei. Ma io mi vado a sportare. Mi sono anche quest'anno la sua deliziosa. Ma io vado a sportare. Ecco a lei, signora, preparare. Scusi, ma... Vuole un biglietto? Qualche persona cara, qualche persona qui tiene, eh? No, non conosco nessuno qui. Allora l'anno prossimo, si vada a preparare. O per la numerazione dei posti sarà bene rivolgersi alla segreteria. Ah, sì, signor rettore. Macri, dica, signor. Lei la distribuzione a tutto il personale, gli assistenti. Senz'altro, sì. Casa volete mi dica ogni anno di queste giornate che io sento più giovane. Certo, sono un po' emozionato. Io invece sono contento. Sarà una bella festa. Speriamo di vincere il premio. Speriamo. E i ragazzi, ho invitato Teresa. Silenzio, ragazzi. Fermi, fermi là dietro, fermi come statue. Non vi chiedo che 10 secondi di mobilità. Si metta qua. Tu vieni qui. Fermi. Buio in sala. Uno, due, tre. Sipario. Ah, magnifico. Stavolta per... Sì. Fermi però, Paolo, io sono quella che tu credi. Non dubitarne mai, ricordatelo. Paolo. Barbata, fermo! Luce in sala! Ma è impazzito! Signor rettore, il biglietto, anch'io voglio il biglietto. Andiamo a ricambiare, andiamo tutto a posto. Barbata, visto quanta gente? Non c'è nessuno. Come? Mio amo che c'è il coro. Avanti, presto al coro. Signor consigliere, signor rettore, signore e signori. Oh, scusi. E qui? Sì, signora. M'è cominciato da mezz'ora. Cos'è, un ballo, no? No, c'è lo spettacolo dei bambini e poi... Oh. Ma si può sapere chi me l'ha mandato? Lei è mamma. Ma no, io... Zia. Cugina. No. Allora è un'autorità. Sì, pubblica. S'accomodi, signora. Prego. Una sola comunità fondata sulle virtù tradizionali. Barbata, ma non ti tocca a lei! Su, c'è il coro! Il professore è già arrivato a pagina 7. Su! Alla patria, alla famiglia, allo studio. Guai a chi volesse corrompere tanta purezza con l'odore nefando del peccato. Signora. Guai a chi volesse insinuarsi subdolamente in questo blocco di volontà e di energia per spargergli i semi di una vita dissoluta. La nostra legge è l'amore. Amor che muove il sole e l'altre stelle, amor che a nullo amato amar perdona, come dice il poeta. Amore con amor si paga, come risponde il popolo nella sua antica e proverbiale sapienza. Questa legge universale, consustanziale a tutte le cose, governa i nostri intendimenti, informa di sé i nostri presupposti pedagogici, sublima la nostra volontà. Udite queste giovani voci che sono come l'anelito della patria. Unite in un canto. È la meta dei nostri sforzi comuni, della nostra diuturna fatica di cittadini e di soldati di un'idea che non può perire e affidata agli eterni valori dello studio, della famiglia, della patria.
amore per lo studio. Ecco l'imperativo categorico dal quale muove ogni altra mia stessa considerazione. Non costruisco. Amore dei classici, della matematica, delle lettere, della disciplina e della ginnastica. Anche come ci avvolgono gli antichi, mens sana in corpore sano. È la perfetta sintesi delle lettere, la maturità dell'educatore. Con la commossa intimità che ci afferra ogni volta che il suo nome della famiglia e pare all'altro amore e finalmente amore della patria, moralmente, moralmente ho finito. Cosa fa? E si canta. Che canto, le mi ha rovinato tutto il mio discorso. Ora, signore e signori, passiamo alla cerimonia più significativa della serata, la premiazione! Gesto che vuol significare un riconoscimento ai meriti dei migliori. Il nostro amato consigliere qui presente procederà alla premiazione. Appunto, vi dicevo... Il nostro amato consigliere, sempre qui presente, mi ha incaricato di designare nella persona di una gentile dama, qui presente anche lei, colei che dovrà consegnare gli ambiti premi ai nostri alunni. Signora, vuole essere tanto gentile. Vuole consegnare il premio ai nostri ragazzi? Io? Sì, signora. Mi scusi, signora. Oh, sta bene. Prendi. Avanti, premiandi! E adesso cosa devo fare? Oh, è semplicissimo. Grazie. Vede, stanno premiando il mio nipotino. Oh, quanto è distinta quella signora. Hai visto il nostro Carluccio? Si è fatto proprio un ometto. Guarda un po' che hanno scelto per la premiazione. Ma no, non può essere. Te lo dico io, è proprio una di quelle. Ma è possibile? L'ha detto Carletti. Chi è una di quelle? La signora della premiazione. Cos'è? Che vergogna. Ma chi l'ha invitata? Non lo so. Fatemi sapere chi è che l'ha invitata. Portatemi il maledetto. Sarà fatto. Vorrei sapere una cosa. Non mi dica, signor consigliere, non mi dica. Vorrei sapere chi è questa signora. Lo so. E come lo sa? Mi lasci parlare. Vorrei sapere chi è questa signora perché mi pare di averla già vista in qualche posto. Ma io non lo so. Non vorrei fare delle gaffe. È meglio non farne, signor consigliere. A scovare chi è che l'ha invitata. È una parola. Qui era su tutte le furie, l'hai permesso? Vado a vedere la festa. Ma che festa è festa? C'è tempesta in aria. Direttore, tutto è infuriato. Sì, ma io non l'ho vista da vicino. A chi? La festa. Ma che festa è festa? Vada in palcoscenico. Vada a controllare lo spettacolo. Che se va male anche qui lo siamo rovinati del tutto. Chi lo dice? Cerchiamo di vedere chi è che l'ha invitata. Okay. Mio
finito la prima quest'anno. Sì. E il suo? Io sono qui per l'invito. Signore, signori, bambini, anzi, consiglieri e rettori, rettori e consiglieri, bambini premiati e bambini comuni. Io non dovrei essere qua, ma non vorrei essere nemmeno là. Perché chi è là non vede quello che c'è qua. E invece, amici vicini ed anche lontani, com'è bello potersi dire domani ci vediamo? So che ci siamo visti anche oggi, ma nessuno ci vieta di vederci domani, dopodomani, negli anni semplici e bisestili. Chi ce lo impedisce? Appunto, lo dicevo, no? In questo bel giorno io ringrazio tutti di essere venuti a questa festa semplice, come è capitato a qualcuno che conosco io, che malgrado tutto è qua, fra noi. Ci ha fatto tanto piacere che tutti siamo venuti qui, no? Che se non ci fossimo venuti, dice, non c'era nessuno. I consigli dei consiglieri, i reggimenti del signor rettore, le mamme, i babbi delle mamme, insomma, i vostri nonni o bambini. Barbato, ma che cosa fa? Venga dentro! È impazzito! Io invito voi tutti a gridare con me. Viva l'amore! Ma che dici, ma che dici? Alla famiglia, allo studio, ai signori studenti. E con ciò... Simpatico quel giovanotto. Il discorso era divertente, vero? Forse un po' confuso. Mi raccomando, non facciamo come quello di prima, eh? No, no. Lei è un giovane così serio, eh? Non facciamo fatica. Sì. Ah, a posto, eh? Tutti a posto, sì. Siete proprio carini. Ah, che bel quadro risorgimentale. Ora fa parte del nostro programma. E come ogni anno, onde mantener viva nei giovani la fiamma inestinguibile della patria. Dic, signor Giuncato, non potrei fare uno dei marinai. Barbato, ma lei scherza. Ma scusa, vuol farsi licenziare. Ma visti il rettore in che condizioni? Su, ecco, ragazzi. Piuttosto ci aiuti a fare qualche cosa. Senti, Antonino, tutto a posto, ci sono tutti? Avete le contiamo. Ma raccontiamoli, scusa, che cosa aspettiamo? Da quando padre Lea ha prodotto il potere del Stato ai nostri vivi benedetti. Da chi? Sì. Alle guerre puniche, alla storica disfida di Marletta, alle battaglie del Risorgimento. Issa, Goito, Pastrengo, Solferino, Villa Franca, pagine d'indimenticabile, anche se talvolta sfortunato eroismo. Signor consigliere, magnifico, veramente magnifico. Permesso, permesso. Signor consigliere, il suo cappello. Grazie mille.
Grazie per la squisita collaborazione. Ma come sono io che devo ringraziarla? Devo dirle che è proprio stato molto bello. Le pare? Buonasera. Buonasera. Ma noi ci conosciamo. Via delle Meraviglie 7. Sono molto contento di averti vista. Sei più bella che mai. Ci vedremo. Buonanotte, signora. Buonasera, consigliere. Buonasera. Hai scoperto niente? Niente ancora, parlava col consigliere. Bisogna sapere chi è che l'ha invitata. E già. Venite con me. Andiamo. Signorina? Signorina? Ah, sei tu! Piaciuto? Sì, carino. Grazie dell'invito. Ecco. Ma allora l'ha invitata lui. Adesso lo aggiusto io. Venite con me. Allora domani posso? Oh, anche tu, Facciamo alle 12:30. Ma sì, quando vuoi. Allora possiamo... Alle 12:15. Alle 12:15. E se facessimo alle 12? Va bene, alle 12 allora. Grazie. Ma va là, va, che la festa è finita. Ciao. A domani allora. Andremo in carrozza. Barbato dove vi trovate? In teatro, signor rettore. No! Voi siete in un collegio illustre per le sue tradizioni. Qui scandali non ne sono mai avvenuti. Sì, signor rettore. I giovani crescono solo in virtù dell'educazione, in virtù dell'esempio. Avete voi coscienza di questo? Signor sì. Ma non è vero! Voi avete introdotto qui fra noi una donna di facili costumi. Avete portato qui in mezzo a una società illibata. Avete costretto il signor consigliere a sedere per una sera intera accanto a una cortigiana. Insomma, parlate, dite qualche cosa. Posso veramente parlare, signor rettore? Posso dire quello che ho dentro, ciò che sento. Avanti. Signor rettore, lei l'ha guardata bene. Ha visto i suoi occhi. No! Peccato, signor rettore, perché vede, lei è come una cosa che è e non è. Uno dice è, poi dice non è. Ma se ci penso un poco, se la guarda quando ride, allora dice non è. Perché, signor rettore, quante cose sembrano quello che non sono. E anche il popolo, che è voce di Dio, dice non è tutt'oro quello che riluce ed è giusto. E allora? Io avevo uno zio che per tutta la vita ha detto di no. Quando stava per tirare le cuoia, ha detto sì. Ci aveva messo 52 anni per capire. Invece io, signor rettore, ho avuto la fortuna di capire subito, appena l'ho vista, subito. La banda suonava una marcia. Io avevo una scarpa lucida e una no. Allora sono corso e ho detto, non è. E magari un altro ci mette tanto tempo. Passano gli anni, piove, viene il sole. Poi il sole tramonta, sorge ancora e uno dice, ah, ho capito, non è. Allora lei è licenziato. E abbiamo almeno il pudore di non fare commenti, di non fare chiasso. Teniamo nascosto questo triste episodio. Vada. Vada a cambiarsi, a fare la sua valigia e se va. Thank you.
Andiamo. Beh, che va volete comprare? Va volete comprare? No, volevo salire. E allora salite. Alla stazione? Sì. Avanti. No. Allora va bene. Di corsa. Avanti.